Benvenuti a Studenti al Lavoro. In questa puntata ci troviamo insieme al maestro acconciatore Paolo Coletti, il nuovo docente per il nuovo corso per acconciatore dell'Accademia delle Professioni e delle Arti del Benessere dell'Istituto Enrico Fermi. Paolo, quanto è bello questo lavoro dell'acconciatore. Parlaci un po' di questa passione, perché bisogna avere una passione per poter fare questo mestiere. Diciamo, la passione ce n'è tanta in questo lavoro, e specialmente sull'acconciatura, perché l'acconciatura è un pochino molto studiata, elaborata, va creata, diciamo, per la persona stessa. Esistono diversi tipi di acconciatura, cioè l'acconciatura costruita per una serata, per un matrimonio, una cerimonia, un qualsiasi cosa di più importante, quindi va costruita, va studiata con il vestito, gli accessori, le borse, le scarpe, tutto quanto. Invece c'è l'acconciatura, diciamo, da giorno, o queste più urbane, che sono molto più semplici, che però rispecchiano sempre la femminità della donna. Questo noi l'abbiamo perso come acconciatori, e in negozio ci manca, diciamo, la ragazza o la signora che viene a fare un'acconciatura anche per tutti i giorni, anche per andare a fare la spesa. Non solo per tagliare i capelli o fare il colore. No, serve anche, diciamo, per un pochino allargare un po' gli orizzonti, creare nuove cose anche con una semplice coda, una treccia o leggermente tirati su. Questo noi l'abbiamo un po' perso, e invece bisognerebbe, perché adesso diciamo bene che con i social network, così Facebook, queste cose, ci stanno tutti queste cose, il fai da te. Molti tutorial, ecco, sì, invece ecco, bisognerebbe ritornare un pochino indietro, a farsi coccolare dal parrucchiere, dall'acconciatore, fare delle cose anche semplici, però carine. Ecco, non è detto che uno deve venire qui a fare un taglio, la piega, però anche se viene con i capelli puliti, una pettinatina per uscire anche il pomeriggio. Bisognerebbe ricreare quei saloni dove un po' la cliente può trovare un po' di tutto, di no? Tutto, una certo, figura certo, professionale non, anche un pochino allargata, certo, non solo parrucchiere o estetista o manicure. Ecco, certo. Creare un qualcosa cosa, che richiuda tutto quanto. Ecco, e questo tutto lo sta cercando di fare l'Accademia delle Professioni delle Arti del Benessere dell'Istituto Enrico Fermi, che sta cercando di creare questi corsi per professionalizzare in più campi le studentesse, certo, certo, o gli studenti. Infatti, per esempio, l'acconciatura che io proporrò con i corsi dell'Enrico Fermi non saranno solo spose, cerimonie o cose importanti, ma anche acconciature per tutti i giorni, diciamo, anche con una semplice pinza di tirare sui capelli semplicemente, no? Anche cose molto semplici da realizzare in poco tempo. Bene, che rimangono, però certo, per rimangono molto femminili e danno non solo curare certo l'occhio, lustro, ma anche il capello, che è certo, certo, la cornice del nostro viso. Beh, certo, il capello è una cosa molto importante. Per esempio, invece, acconciature più costruite, che potrebbero essere, io siccome partecipo nella Quintana, quindi infatti volevo arrivare anche alla tua storia, piano piano. Va bene, allora ti aspetto. No, ormai ci siamo. Hai iniziato per una passione. Come è iniziata questa, la tua storia professionale? Ho iniziato nell'80. Perché c'era stata una rivoluzione nella Quintana, diciamo, da un'epoca francese era stata portata a un'epoca spagnola, e quindi hanno rivoluzionato tutto quello che era l'acconciatura. Prima si usavano i cappelli, quindi boccoli finti, riprese laterali e basta, invece adesso con la moda spagnola era tutto molto acconciato, molti tirati su, cappellini. Cappelli cose più piccoli e capelli più in vista. Più in vista, cose molto più elaborate della classica, del classico tupè con i boccoli. Ho cominciato giovanissimo, avevo 14 anni, e ho cercato sempre di specializzarmi in più campi, diciamo, non solo sia storici che attuali. Ecco, attuali, però anche nell'epoca del 400, nel 500, nel 600, e adesso mi chiamano anche altre manifestazioni folcloristiche, diciamo, no?
tipo a Gualdo Tadino, vado a Montefalco, poi vado a, aspetta che tanti non me le ricordo nemmeno, ne faccio tante, Assisi, quindi ecco. Per cui dal 400 fino ai giorni d'oggi te sai fare tutti i tipi di acconciatura, che poi è un'evoluzione fantastica. Sì, molto. Un po' come il vestito, no? Certo, cioè, un'evoluzione. Sono cose molto laboriose, ci vuole parecchio tempo, bisogna usare molti posticci, molte cose finte, perché certo i capelli sono talmente lavorati che le ragazze da adesso ce l'hanno lunghi, ma non ci vorrebbero lunghi fino al sedere per riuscire a fare. Un tempo li tagliavano, ecco, molto meno. No, quasi niente. La donna doveva essere donna con il capello lungo fino al ginocchio. Per portare questi. E quanto tempo ci vuole più o meno per fare una acconciatura storica, elaborata? Tanto? Allora, diciamo, per farla bene, tre quarti d'ora ci vuole ogni pettinatura. Certo, io ormai so tanti anni, ne riesce abbastanza, anche perché ne pettino parecchie, quindi nel potarsi che mi capita qualche anno che ne pettino in mezza giornata 25, quindi tra un pochino più semplice, un po' più complicate. Però quello che mi crea più problemi sono gli accessori da inserire, perché chi fa gli accessori non pensa che c'è uno dietro che li deve anche mettere nei capelli. Ecco, quindi sono cose molto pesanti e che per tenerli, ci vuole le bassi sotto, bisogna mettere i crespi, i fil di ferri, bisogna. È proprio una statua, diventa poi, sì, alla fine, proprio una statua artistica. È proprio una costruzione, diciamo. Ci vuole anche tanta inventiva nel tuo lavoro. Ah, quello sì, tanta. Il 90% siete artisti, è quello. Fondamentalmente. Sì, bisogna avere inventiva, essere anche un pochino visionari, no? Per creare nuove acconciature magari contemporanee. Certo, quello sicuro. E che cosa potresti consigliare alle ragazze, ai ragazzi che vogliono intraprendere questo mestiere? Allora, che diciamo, per imparare l'acconciatura non è che è una cosa che in un'ora uno, che ci vuole pazienza, tanta pratica. Pratica, tanto tempo, diciamo, per imparare, perché sono cose anche, diciamo, elementari, però che dopo incastonate insieme riesce a fare un determinato lavoro. Non è che uno dice arrivo, faccio la congiunzione, tiro su e basta, no? Bisogna capire come è fatto il capello. Poi bisogna vedere il viso, la persona, qua, se ha il viso squadrato, se ha il viso rotondo, le orecchie, se le devi ricoprire o scoprire. Ci stanno tanti trucchi, diciamo, per fare una bella acconciatura. Anche il tipo di capello, come ripeto, il capello, cioè, quello è fondamentale. Tante volte è meglio lavorare su un capello cortino che un capello tanto lungo. Perché si aggiunge? Perché si aggiunge e non devi togliere. Perché un capello lungo tante volte ti crea più massa dietro, e per cercare di fare una pettinatura molto lineare ti crea problemi. Invece quando un capello è fino lo riesci a lavorare, e poi sinceramente un parrucchiere, quando tu c'hai un capello così, ti dà ancora più gusto dell'effetto che riesci a fare. Ecco, tu dici, Madonna, ho fatto una cosa che non me l'aspettavo. E sì, perché voi trasformate proprio il viso questo lavoro, cioè appunto valorizzate i punti chiave del viso, un po' come il truccatore. Certo, infatti ho lavorato anche. Voi lavorate in sinergia, truccatore e acconciatore. Sì, perché in base al trucco, no, perché uno dice sì, tipo per dire un matrimonio, no? Dice porto un abito così, il trucco è semplice, però già il semplice non è mai semplice il giorno del matrimonio, perché qualche ciglia finta, qualche trucco un pochino più pesante, no? Quindi infatti io aspetto sempre che truccano e poi intervengo io, perché a completare, perché uno dice sì, una cosa molto semplice, ma invece può darsi che devi studiare una pettinatura diversa.
Certo. E mi capita spesso che io decido una cosa e poi ne faccio un'altra. È in corso d'opera, come certo. Fa il vero artista. Certo, no, cioè, no. A seconda la creatività viene anche facendo le cose. Certo, certo. Non è che uno se le cova dentro. No, no, non è che va lì, sei... schematico, e quella non è una forma d'arte. Sull'insegnamento non è che io posso dire vado lì e faccio questo. Io quando sto lì vedo e decido lì. Quello. Anche perché bisogna vedere i ragazzi come reagiscono. Ecco, chi ho davanti, diciamo, certo. No, sulla cosa. L'insegnamento è molto personale, non puoi dire vado lì e faccio una cosa e poi quando sto lì davanti può darsi che uno è un po' più e uno un po' meno. E ci quindi vuole tanta empatia tra lo studente e l'insegnante. Certo, certo. Uno deve essere bravo, diciamo, a farli sentire a proprio agio, no? Da dire tu fa così, no, devi insieme alla persona stessa vedere quello che riesce a fare. È inutile che dico di fare una treccia tutta intrecciata, come diciamo, perché non la so, no, voglio dire, quindi certo. Diventa un po' più problematico. Invece deve essere una cosa insieme, uno cresce, vede, no? Gli fai vedere qualcosa, poi lo fai riprovare subito, perché tanto la manualità è quello che conta. Su per cui lavoro. Che cosa possiamo dire? Lì aspettiamo tutti qua al Fermi tutti nella nuova sede di Foligno, sede. Insieme al maestro Paolo Poletti.